Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Elezioni USA 2020, risultati in diretta, insomma Trump conquista in rimonta Florida, Georgia, Ohio e Texas. Ora Biden punta tutto sul Midwest. Affluenza record al 67%, mai così alta in 100 anni. La partita quindi è ancora aperta, ma Trump sembra avere buona possibilità di ricostruire quel red wall che lo portò alla vittoria 4 anni fa. Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, insomma, sono cruciali per determinare chi sarà il prossimo presidente, sui quali punta Biden. Hanno però riferito che non saranno in grado di annunciare i risultati entro fine giornata. Il motivo qual è? Insomma, che le schede sono arrivate per posta. Elezioni 2020, sempre degli USA, Biden dice siamo sulla giusta strada, mantenete la fede. Trump dice avanti ovunque, pronti a festeggiare, ma vogliono rubarci le elezioni, andremo alla Corte Suprema. Mia nonna mi diceva sempre forza, mantieni la fede, e io lo dico a voi, mantenete la fede. Questo lo ha detto il Dem dal palco del drive-in del Delaware, dove sta appunto seguendo lo spoglio con la moglie Jill. Ma il Tycoon promette un discorso a breve, dice grande vittoria. Seduta in rialzo per le borse asiatiche, attesa apertura Wall Street in rosso, insomma in calo rendimenti decennali statunitensi, crollo lo yuan, giù l'euro, insomma chiusura positiva per le borse asiatiche, attesa quindi l'apertura dei listini europei, mentre ancora non è chiaro l'esito finale del voto. C'è lo scivolone della valuta cinese sulla concreta possibilità di un bis di Trump per i titoli decennali USA, prezzi in rialzo e rendimenti in deciso calo, segnale che si inizia a cercare rifugio in asset sicuri. Conte ha firmato il nuovo DPCM, insomma ci sono tante misure anti-Covid, il testo sarà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. Ci sarà il regime differenziato che divide l'Italia in 3 fasce di rischio contagio. Il testo conferma le restrizioni e le chiusure previste dall'ultima bozza. Tra le poche modifiche, insomma, i parrucchieri potranno restare aperti anche nelle zone rosse. Denis Verdini condannato in Cassazione per il crack del credito fiorentino, 6 anni e mezzo. Va in carcere quindi, si costituisce a Rebibbia. La Suprema Corte ha confermato la condanna di secondo grado, scontandola di 4 mesi dichiarati prescritti. Colpa dell'età, quindi l'8 maggio 2021 infatti compie 70 anni e solo da quel momento potrà chiedere di scontare la condanna agli arresti domiciliari. L'avvocato Coppi dice è un uomo molto forte, molto coraggioso e quindi pensiamo che saprà affrontare virilmente questa prova. L'ex parlamentare si è costituito in serata ieri appunto nel carcere romano, anche se la mancata notifica della condanna gli ha impedito per oltre 4 ore di entrare nella struttura. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli in ansia per Maradona, operazione al cervello per l'ex Pibe. La città di Napoli, come tutta l'Argentina, in ansia per le condizioni di Diego Armando Maradona. Il calciatore argentino, che ha fatto la storia del club cittadino, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al cervello. Ricoverato d'urgenza, sarà operato per rimuovere un ematoma subdurale, cioè un accumulo di sangue tra cranio e cervello, evidenziato dagli esami cui è stato sottoposto dai sanitari. Covid in Campania, 3.000 nuovi casi, a Napoli 479 positivi in 24 ore. Nel pomeriggio di ieri, come di consueto, stati diramati i dati sulla città di Napoli e su base regionale a proposito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Quindi dicevamo sono 479 nuovi positivi al coronavirus di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro. Di questi 82 provengono da tamponi analizzati in laboratori privati. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati complessivamente 2.308, i positivi sono il 20,75%, di cui 594 in laboratori privati, dove i positivi sono il 13,80%.
Addio a Taimi Ciappè, napoletana d'adozione, campionessa di scherma e fotografa. Si è spenta a Napoli, appunto, Taimi Ciappè, schermitrice cubana naturalizzata spagnola di rilevanza mondiale, che ha vissuto per tantissimo tempo nella nostra città. Nella sua carriera ha vinto 2 medaglie d'oro ed una di bronzo ai campionati mondiali di scherma, nonché una Coppa del Mondo. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 366 nuovi contagi e 8 decessi in Friuli Venezia Giulia. Salgono a 39 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 205 i ricoverati in altri reparti. Tra i morti anche un 39enne di Casarsa. Friuli Venezia Giulia, come dicevamo, 366 sono i nuovi contagi a fronte di 5.233 tamponi eseguiti e 8 decessi da Covid-19. Si tratta, come dicevamo, di un uomo di 39 anni di Casarsa, affetto da gravi problemi fisici di carattere respiratorio, deceduto all'ospedale di Udine, una donna di 89 anni di Trieste, morta in casa di riposo, un uomo di 77 anni di Marano Lagunare, deceduto all'ospedale di Udine, un uomo di 76 anni, un 76enne di Udine, morto nell'ospedale di Udine, un 69enne di Sappada, deceduto all'ospedale di Udine, un 77enne morto all'ospedale di Udine. C'è anche una 98enne di Tolmezzo, deceduta in casa di riposo, e infine una 85enne di Sacile, morta all'ospedale di Pordenone. Questi dati li ha comunicati il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Escono dalla quarantena 3 stranieri denunciati. Si tratta di 2 cittadini pakistani e un kosovaro trovati dalle forze dell'ordine fuori dall'ostello di Prosecco. Continuano quindi i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle misure anti-Covid. A Trieste, appunto, sono stati 536 le persone identificate. 3 stranieri sono stati denunciati per non aver rispettato la quarantena obbligatoria. Si tratta di un cittadino kosovaro, classe 1997, denunciato dalla volante del commissariato di Duino Aurisina, perché trovato all'esterno dell'ostello Scout a Prosecco. Gli agenti hanno pizzicato fuori dalla struttura di accoglienza anche 2 cittadini pakistani maggiorenni. Entrambi sono stati denunciati per non aver rispettato il regime di isolamento obbligatorio per chi arriva in Italia dalla rotta balcanica. Borgo Stazione al setaccio, raffica di denunce. Continuano i controlli straordinari dei carabinieri nel quartiere udinese Borgo Stazione. Quindi c'è stata anche una raffica di denunce su questi nuovi controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Udine nella delicata zona di Borgo Stazione per reprimere e prevenire fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Sono stati denunciati un cittadino tunisino di 21 anni senza fissa dimora, un 26enne e un 24enne, entrambi cittadini afghani, e un 25enne cittadino pakistano, sorpresi in via Ciconi, piazza della Repubblica, via Roma e via Manzini, in violazione del provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal questore. Non avrebbero dovuto trovarsi in città, quindi, cari amici. Bene, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.